Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Porta Lecce in Piazza Duomo. Oggi con noi è Claudia Coll, attrice e da un po' di anni testimone della riscoperta, della sua scoperta personale del Vangelo e del messaggio di Gesù Cristo. Buongiorno. Buongiorno. Entriamo subito nel tema. Ma lei è pentita di aver varcato la Porta Santa solo 18 anni fa, nel 2000? No, parola pentita. Io sono contenta di averla varcata nel 2000, l'anno di grazia del Signore, perché ho fatto esperienza della sua misericordia ed è la misericordia che oggi annuncio a tutti gli uomini. Prima di allora, che cos'era la verità nella sua vita? E ora che l'ha trovata, non rimpiange quella di prima? No, rimpiangere il passato mai, mai. Però c'è una storia con il Signore che comincia dalla mia nascita, quindi non dal mio concepimento, quindi non mi piace pensare, diciamo, negativamente neanche di tutto il mio percorso, perché in fondo il Signore mi ha accompagnato in questo mio percorso. E riguardando la mia storia, quando la racconto agli altri, mi accorgo dei passaggi di Dio, anche quando io non riuscivo a vederlo e, non lo, e quindi non lo amavo perché non lo conoscevo. L'ho conosciuto nel momento della grande disperazione, nella sofferenza, e però ho scoperto un volto di Dio amorevole, tenero, che non giudica, che non condanna, ma che stringe al suo cuore. E ti dà la forza attraverso lo Spirito Santo, la grazia per ripartire. Quindi sono una testimone della resurrezione. Quindi non le mancano, diciamo, le passerelle, la fama, le copertine dei giornali di gossip, di No, spettacolo, guardi, eccetera. no, perché anche l'altra sera è venuto un ex pugile al centro d'ascolto dove noi accogliamo i poveri che vivono per strada in condizioni di grande povertà, senza fissa dimora. E lui sperava di fare una clip con me per poter avere un po' di nuovamente notorietà. Gli ho detto: scusa, ma io ho fatto delle scelte diverse, sono qui proprio perché ho scelto la verità, ho scelto un altro modo di vivere. E quindi lui ha capito e poi l'ho mandato dal medico perché aveva problemi anche fisici e poi lì è rimasto a farsi curare dal medico. Che cos'è stata per me la verità? Una ricerca costante. Io amavo la filosofia, avevo 9 in filosofia, perché cercavo di capire il senso dell'esistenza, cercavo di capire anche il senso della sofferenza. Quando sono, diciamo, nata, ho avuto problemi di salute, ho avuto problemi di salute mia mamma, li ho avuti io, mi ha curato mia nonna che non vedeva. Quindi c'erano tante domande dentro di me e quando io ero a letto con un'epatite che mi aveva aggredito a 5 anni, per esempio, io passavo molto tempo da sola e piano piano ho cominciato a leggere libri che trovavo nella biblioteca, che a volte erano più grandi di me, tipo Essere o Avere di Fromm. E ho cominciato quindi a leggere presto. Questo ha, diciamo, attivato in me una ricerca di verità, però non sempre sono stata guidata bene, perché nel momento in cui, come molti giovani, dopo la cresima ho abbandonato la Chiesa e quindi il riferimento della parola di Dio, ho cominciato a cercare, le parole degli uomini e quindi i romanzi dell'Ottocento. Dei primi del Novecento che hanno anche deformato la visione della realtà. I miei insegnanti al liceo, bravissimi, preparatissimi, però atei, e quindi proponevano una visione della realtà, diciamo, orizzontale, Lontana da dove Dio comunque. orizzontale, cioè L'uomo e l'uomo è basta. l'uomo e basta. E quindi c'era in me un senso di giustizia, io avevo sensibilità per i tossicodipendenti che trovavo su un muretto quando andavo a scuola, perché vengo anche da un quartiere dove c'era molta droga. E quindi c'era un senso di giustizia, un senso dell'aiuto verso i più deboli, però era orizzontale,
Non c'era quindi l'impegno in politica, per esempio, durante le manifestazioni a scuola, l'autogestione, il non andare a scuola. E a volte quando venivano fatti gli scioperi, io mi annoiavo e andavo a cercare all'università le lezioni, perché mi interessava studiare, conoscere, sapere. Quando scelgo la scuola di recitazione, quella che mi sembra più vicina a me è la scuola di Stanislavski, perché Stanislavski si appassiona al cuore dell'uomo, alle sue emozioni, e quindi chiede all'attore di portare in scena il suo cuore, di non recitare ma di vivere sulla scena il dramma della sua esistenza. E quindi partecipo a un laboratorio su Stanislavski e dico: questa è la mia strada, io voglio conoscermi, conoscere anche attraverso i personaggi la vita, mettendo in gioco il mio cuore, le mie emozioni. E poi, andando avanti, scopro Susan Strasberg, la figlia di Strasberg, uno dei fondatori dell'Acto Studio. Comincio a studiare con lei e ha portato avanti Strasberg un po' questa visione della verità, quindi dell'immedesimazione, lavorando sulle ferite che uno porta nel cuore. Quindi io riesco a piangere in un film perché mi ricordo di una mia sofferenza. Quindi ricerco la verità assoluta di quel dolore e lo presto al personaggio. Ma in tutto questo c'era una contraddizione profonda, cioè non c'era una coerenza di vita. Per cui nel mio mestiere cercavo di essere autentica fino in fondo, paladina della verità, delle mie emozioni. Nella vita? Nella vita mancavo, perché mi aggiustavo secondo quello che poteva essere la comodità della relazione. A un certo punto arriva la chiamata di Tinto Brass, io non voglio entrarci più di tanto, però mi è piaciuto un passaggio di una sua intervista dove diceva che i suoi genitori pregavano per la sua conversione. Ecco, al di là di quella esperienza che può essere ritenuto un'esperienza, un errore di gioventù, anche se siamo convinti che anche gli errori servono a crescere, anzi forse molte volte servono di più gli errori a crescere che non altro. Ecco, questa cosa dei suoi genitori che pregavano per lei è una cosa molto bella. Ma i miei genitori hanno pregato prima, perché io sono andata via prima di casa, e ho lasciato i miei genitori prima di quel film, quindi non hanno mai smesso di pregare per me più di 20 anni, e questo è una testimonianza importante per i genitori, i nonni, per le mogli che pregano per i loro mariti o per i mariti che pregano per le loro mogli per la conversione, perché la conversione ha bisogno di tempo, ha bisogno di tanta preghiera. Dio rispetta la libertà dell'uomo, però cammina con l'uomo, e a un certo punto quando si forma la possibilità dell'incontro con il cuore dell'uomo, Dio entra, e a volte la strada va preparata con tante situazioni. Quindi per esempio durante quella lavorazione di quel film io ho visto un passaggio di Dio oggi ricostruendo la mia vicenda. In quel film io arrivo per dolori vari, sofferenze, cioè non è stata una scelta facile, perché io sognavo il cinema di Bergman, il cinema psicologico, il cinema d'autore, perché, ripeto, c'è sempre stato l'uomo al centro della mia esistenza. Ho dovuto incontrare Gesù Cristo per capire che l'uomo che cercavo era Lui, non l'uomo generico. E in Lui amo tutti gli uomini oggi e accolgo nel mio cuore le sofferenze degli uomini per portarle a Lui. E quindi in questo film ci sono arrivata con grande, grande sofferenza. Brass mi aveva chiamato l'anno prima per un altro film e io gli avevo detto di no. E quando arrivo a questo film, la mia vita era, mi sembrava una zattera potermi appoggiare a quel film, uscire fuori da tante situazioni che mi opprimevano. In realtà era un'altra gabbia dentro la quale mi andavo a mettere. Però in quel film io venivo dagli studi di medicina, ero arrivata fino a virologia, quindi avevo conosciuto il professor Aiuti, avevo partecipato a un convegno sull'HIV, il primo convegno.
dove lui appunto portava i primi risultati, la scoperta di questa malattia e dava le prime indicazioni. Ora, quando comincio a girare il film, mi accorgo che la persona che si occupava dei miei costumi, che quindi li realizzava, e qui passavamo molto tempo insieme perché facevo i bozzetti, poi li dovevo provare, aveva l'HIV. Ma lui non me lo disse mai, però io lo capii dai sintomi. E mi disse che andava ogni tanto a cambiarsi il sangue in Svizzera perché non era italiano, e io gli dissi: Jost, rimani nella mia roulotte quando hai finito di fare il giro, perché le roulotte sono il luogo dove gli attori si riposano quando non lavorano. Sì. E normalmente sono utilizzate negli esterni. Noi lavoravamo molto di notte e quindi prendeva molto freddo. Gli dissi: rimani nella mia roulotte, sdraiati, poi nel frigo ci stanno i succhi di frutta, lo yogurt, prendi quello che vuoi, perché non poteva più mangiare le cose che preparavano per i tecnici precotte, no? Scaldate, riscaldate. E così, diciamo, nacque questa amicizia totalmente gratuita, no? Fatta di compassione per la sofferenza, perché io avevo capito, però per rispetto non dicevo niente. Ed è una cosa che non accade in cinema normalmente. Il cinema è il luogo della chiacchiera. Si sta molto fermi tra un set e l'altro, tra una ripresa e l'altra. E spesso si parla male gli uni degli altri. Sì, sì, penso che sia, diciamo, il problema più grande che ci sta nei set. Invece io questa cosa me la tenni per me. Questo è stato un incontro benedetto da Dio, perché quando io ho passato la Porta Santa e ho ricominciato a tornare in chiesa, un giorno passeggiando nel parco durante una pausa di lavoro con il cagnolino, mi ferma un ragazzo, mi recita una poesia. Poi mi dice: io sono malato di AIDS, mi torni a trovare, dietro questo cancello ci siamo noi. Ed era la casa voluta da Don Luigi di Liegro, della Caritas, dove sono i malati terminali di AIDS. E quindi io ho passato la seconda Porta Santa, quella della sofferenza, e sono diventata amica di queste persone e ho trovato il mondo. Diciamo, mi sono entrati nel cuore perché soffrivano in molti modi, perché avevano sofferenze morali, sofferenze spirituali, sofferenze fisiche. Ho cercato di consolarli, li ho portati in chiesa perché gli ho detto: il Signore mi sta aiutando, aiuterà anche voi. Ho cominciato a comprargli vestiti, quello che ritenevo gli mancasse, ma in realtà erano ben assistiti, ma per una persona che veniva dal lusso, cioè, per me era troppo poco. Era poco, no? Quindi, ma era il mio modo di volergli bene. Ecco, per dire che ho visto un filo che conduceva la mia storia. Dio mi ha fatto ripartire anche attraverso, diciamo, quell'incontro che lui ha guardato con amore, perché non è mai tutto negativo nella storia di una persona. E Dio benedice quello che c'è di buono e quello fa crescere. La sua conversione chiaramente interseca con questo suo cambiamento di vita, con questa nuova vocazione, chiamiamola così. Ha mai avvertito lo scetticismo delle persone che fino a quel momento avevano condiviso in tutto il suo cammino? L'ha fatta soffrire? Cioè, dei miei colleghi? I suoi colleghi, ma anche della gente che la conosceva sotto altre vesti, diciamo così, no? Da attrice brillante a Sanremo, le interpretazioni con Manfredi, comunque un'altra persona, un altro personaggio più che un'altra persona. All'inizio lei non ha avvertito una sorta di accusa? Ecco, lei adesso forse sta calando la sua carriera, tra virgolette si inventa mistica. No, perché io ho incontrato il Signore all'apice della mia carriera, scusi, però è stato il dramma della mia gente, perché la mia gente non riusciva più a chiudere un contratto. Io ero una delle attrici più pagate in Italia, forse la più pagata. In quel momento? Sì, la mia agenzia, diciamo, aveva un punto di forza. Lei era un agente internazionale, quindi aveva
il figlio di Delon, aveva tanti attori anche diciamo stranieri, Kabir Bedi che allora era... Andava forte. Sì, sì, quindi no, però non riusciva a chiudermi più un contratto perché io leggevo i copioni e lì guardavo alla luce dell'incontro con Cristo e dicevo questo non testimonia la verità. Faccio l'esempio. Avevo una grossa fiction internazionale con la Germania, coprodotta, perché io lavoravo non solo in Italia. Questo magari non si sa, però io lavoravo con la Germania spesso, lavoravo con la Francia, quindi mi spostavo, non è che le mie, diciamo, produzioni erano solo... Ecco. Allora, questa era una grossa fiction tedesca, per la TV tedesca, e dovevo interpretare una giornalista che il giorno stesso che si sposava in chiesa andava a visitare l'amante, ed era una donna dinamica, accattivante, simpatica, vincente. Questo non mi piacque, perché io avevo incontrato il Signore che mi stava trasformando il cuore e mi stava facendo vedere la verità, perché il cristianesimo non è morale, però è uno status, no? Una scelta di uno stile di vita. E quindi per me c'è una responsabilità dell'artista su che cosa interpreta, perché poi si porta dietro un pubblico. Quindi ho cominciato da allora a guardare tutto non in maniera bacchettona, ma in maniera sana, cioè che cosa vado a interpretare. Purtroppo un altro era uno spettacolo teatrale che aveva fatto Madonna a Londra e quindi mi proponevano il teatro in Italia sul testo di Madonna. Era un one man show, tutto sul sesso. E dico, il Signore mi sta restituendo una purezza, perché le assicuro che la prima cosa che ha fatto il Signore mi ha, con la sua grazia, mi ha restituito una purezza, nel senso che è sparita la malizia dai miei occhi e dal mio modo di parlare. E invece ho ritrovato la bellezza della trasparenza. Quindi c'era qualcosa di sacro che io non potevo tradire. Ecco, alla luce di tutti questi no, a un certo punto la mia gente è entrata in crisi e cominciava invece a chiudere le prime testimonianze. Cioè la gente mi chiamava per partecipare a eventi dove io raccontassi la mia storia, lei gratuitamente, perché io non è che venivo pagata per questo, gratuitamente mi chiudeva queste... Cioè, a un certo punto, di comune accordo, volendoci bene, ci siamo dette, Paola, lascia stare. Fermiamoci qui. Sì. E ho trovato, è nata un'associazione, Le Opere del Padre, nel 2005, quindi la nostra, diciamo... Ne parliamo tra un attimo di questo. Diceva prima che l'unico uomo della sua vita oggi è Gesù Cristo e lì lui ama l'umanità intera. Lei si dichiara missionaria, ma ha mai pensato di farsi suora? No, perché è questa la deformazione che si ha. Purtroppo nella Chiesa Cattolica c'è questo, questo dramma. Perché subito bisogna andare a vedere se è suora o non è suora, ma sull'incontro nessuno si sofferma. Cioè i giornali, io ricordo che all'inizio erano... Anche quando io non avevo detto certe cose, eccetera, andavano oltre e subito ti dovevano, perché fa più rumore. Fa più rumore, no? Dire una persona che puntava sul corpo che oggi invece si fa suora, perdendo la bellezza del messaggio dell'incontro con il Signore, che non è un abito che indossi, ma ripeto, la trasformazione del cuore. È il cambiamento dello stile di vita, di cui poi diciamo la vocazione, la chiamata, meglio, preferisco questa parola, la chiamata, la conosce Dio sulla persona. Perché per esempio io ho incontrato la paternità del Signore, l'amore paterno di Dio, e il mio padre spirituale mi ha sempre detto: tu devi scoprire la bellezza del tuo battesimo. Quanto è stato difficile negli ultimi 18 anni la testimonianza, che comunque presuppone la coerenza di vita,
È faticoso. Ma più per la grazia di Dio è faticoso. Perché nonostante noi, la grazia, diciamo, continua a nutrirmi, nonostante me, perché puoi immaginare che in tanti anni quante, diciamo, debolezze, cadute, fragilità ci possono essere state. Il Signore mi ha usato sempre misericordia e mi ha portata in braccio sempre, anche nei momenti più di più grande fragilità, perché se uno capisce che senza Dio non c'è niente, allora anche quando si trova, diciamo, in difficoltà, nella tentazione, nella caduta, comunque sa che è lì che deve andare per ripartire. Comunque sa che è solo Dio che può salvare. E quindi è questa la forza che ti fa poi andare avanti per 18 anni. E la fatica sua di riprenderti. Sì, perché lo dice anche San Paolo, che è rimasto fedele alla grazia di Dio, ha fatto la sua battaglia e ha mantenuto la fede. Questa è la cosa, il tesoro più grande che noi possiamo avere, la fede che ci salva. Noi non siamo santi per le nostre capacità, ma per il dono della fede. Per il dono della fede, sì. Parlava prima delle opere del Padre, e adesso ce ne dirà di più. Ma chi volesse seguire il suo esempio, chi volesse aiutarla nella sua missione, lei che cosa chiede? Tanto. Io chiedo tanto. Perché ho bisogno di tanto. Per aiutare le persone ho bisogno di tanto. Perché arrivano ormai tanti poveri. Noi abbiamo un centro a Roma, nella periferia di Roma, a Fidene, dove accogliamo i senza tetto, senza fissa dimora, per fare un servizio di lavanderia, di doccia, ma anche di centro d'ascolto, medico, e tutto quello che può essere un aiuto sui documenti, consigli. Abbiamo un avvocato, quindi è diventato un riferimento. Potete immaginare le necessità di tutti questi poveri. Cioè, noi abbiamo un bacino di più di 400 poveri. Questo, diciamo, è il fulcro dell'associazione, questo posto. Ci sono tante emergenze. Questo, diciamo, è un impegno che ci riguarda direttamente. E quindi lo fate ogni giorno in prima persona? Sistematicamente, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. Okay. Perché poi durante la settimana c'è tutto un gruppo di volontari che si alterna per lavare i vestiti di queste persone, stirarli, cucirli, ricercare i beni di cui hanno bisogno, l'avvocato, il medico, le visite mediche, l'accompagno per i documenti. Cioè, ci sono due giorni aperti, tra virgolette, di sportello aperto, e poi gli altri giorni si lavora dentro. Si lavora dentro, quindi c'è un grosso lavoro. E questo servizio si chiama Colomba Express. Ecco, io per farle capire com'è importante la TV, in questi giorni c'è un signore che è arrivato da Trento con un camper pieno di aiuti e che sta lì per 4 settimane, starà con noi ad aiutarci. Ecco, per farle capire quanto è importante farlo sapere. A famiglia, è sposato, quindi, diciamo, in accordo con la famiglia ha deciso di prendersi questo tempo di volontariato con noi, e ne abbiamo tante di esperienze. Quindi non gliel'ho chiesto io di donarmi 4 settimane, lui che è venuto, no? Però ecco, questo è per dire che gli aiuti possono arrivare in molti modi: con le mani, con la raccolta di medicinali, con la raccolta di abiti, soprattutto comprando. Guardate, perché chi vive per strada ha bisogno di cose tecniche buone, che sono le giacche a vento contro la pioggia, contro il freddo, quindi imbottite, le scarpe impermeabili, gli scaldacollo, i cappelli giusti, i sottopantaloni per scaldare quelli da sci, per scaldare le gambe, le magliette termiche sotto, quindi tutto un abbigliamento tecnico che va acquistato, dalla tenda al sacco a pelo. Poi abbiamo le opere in Africa. E in Africa invece noi ci appoggiamo ai missionari che sono lì, oppure direttamente alla chiesa locale, quindi ai sacerdoti, le suore, e sosteniamo a distanza progetti. Sono bambini poveri, bambini orfani, famiglie povere, vedove, e quindi gli diamo un sussidio per poterli, diciamo, aiutare. Crescere.
Sì, sia per quello che riguarda la formazione scolastica che anche i piccoli commerci per far attivare, no, queste donne povere. E abbiamo una sartoria per le ragazze madri dove loro cuciono, fanno laboratorio. Dove in Burundi forse, però. Sì, questo è in Burundi e le suore agostiniane ci hanno donato degli abiti da sposa che a sua volta erano stati donati a Santa Rita da Cascia come appunto ex voto per il matrimonio. Ci hanno donato questi abiti e noi li affittiamo in Burundi a una cifra così, Irrisoria. sì, irrisoria, ma tanto per far conoscere la sartoria, per muoverla dal punto di vista anche della promozione I nostri del amici in lavoro. sovrimpressione intanto guardano i modi per contattare Sì, l'associazione per l'associazione. chiunque voglia aiutare. Chiudiamo l'intervista con una curiosità, che è un'altra cosa che ho letto da qualche parte e che mi è piaciuta molto. La nonna le diceva di lasciare nel suo letto la sera un posto per l'angelo custode. Continua a farlo? Allora, l'angelo custode, diciamo, io prego l'angelo custode, sì. E mi sovviene anche Santa Teresina di Lisieux che quando si trovava proprio in difficoltà pregava un Padre nostro e l'angelo di Dio, l'angelo custode. Grazie.